Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Need for Speed Payback. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Stavo guardando la mappa perché vi ricordate che ci aveva dato la zona di un catorcio da recuperare. Avevamo visto che poteva essere qui vicino all'aeroporto ed effettivamente il disegno sembra quello lì. Vedete, qui c'è l'autostrada, queste sono indicate lì, quindi dovrebbe trovarsi in questa zona più o meno. L'andiamo a segnare e proviamo a farci un giro, vediamo se riusciamo a trovarlo prima di buttarci nelle prossime gare. E onestamente non so se c'era anche la foto di un... quella lì forse, sì. Ok, sì, c'era la foto di questa roulotte. Può esserci un ricambio utile qui intorno. Ah, tra l'altro suona anche, quindi... Eccoci. Aspetta, volevo inquadrarlo prima. Vabbè, facciamo così direttamente. Che poi... Ok. Grande. Hai trovato il tuo primo ricambio di catorcio. Ora sulla cartolina indizi sono disponibili altri indizi catorcio. Catorci chiedono 4 ricambi aggiuntivi, solitamente si trovano in zone sopraelevate. Ah, quindi pian piano ci andrà ad aggiungere altre zone. Perfetto, blocco motore, ricambi della carrozzeria, ricambio della carrozzeria B e ruote. Poi magari monteremo un po' tutto insieme, perché adesso... Allora, c'è un'autostrada, ok. Dovremmo selezionare uno di questi per poi andare a vedere. Questa è la centrale solare, più o meno dove stavamo prima. Sembra essere doppia autostrada, questo forse si vedeva dalla distanza. Sì, dovrebbe essere in questa zona allora. In una zona non accessibile, almeno a quanto pare non è accessibile. Quindi prendiamo la rampa. Oppela, ok. Perfetto, eccoci. Quindi dobbiamo stare attenti anche alle zone. Allora, vediamo un pochino. Questo, tiro sulla mappa. Allora, autostrada che si sdoppia. In linea teorica dovrebbe stare tutto in questa zona. Come detto, in linea teorica. Sì, è qui. È qui dovrebbe essere. Aspetta. Vabbè. Ci siamo capiti. Ok. Va bene. Ci spostiamo direttamente lì. Ok, ci stiamo avvicinando in zona. Aspetta, questo lo dobbiamo fare. Ah, tra l'altro è anche qui. Aspetta. Quello era anche un cartellone da distruggere, ma noi al momento occupiamoci del pezzo di ricambio del catorcio. Siamo qui. Vai anche con questo. Ok, allora andiamo a vedere il prossimo. Dov'è che si trova? Ce lo segna lui, no? Va bene così. Allora, autostrada. Attraversata da un'altra strada però, quindi... Dovrebbe essere quindi qui sotto, sì, da dove siamo noi sembra che sia questa qui. Questa zona. Va bene, riscendiamo giù. Oppela, il cartellone ce lo siamo beccati nel frattempo. Già che ci siamo... Distruggi cartellone per ottenere reputazione e denaro. Trovi cartellone. Ok. Allora, ci stiamo avvicinando in zona. Aspetta. È qui sopra. Come arriviamo qui sopra? Mi ha attivato anche un'altra gara, ma non è che l'ho attivata appositamente. Era una di quelle verdi che troviamo per strada, quindi. Che ci frega. Vediamo se ce la fa. Dai che ce la fai. Oppela. Piano, vai. E anche questo è fatto.
faccio vedere dov'è che siamo. Vabbè, l'abbiamo visto. Vediamo l'ultimo pezzo allora per il primo catorcio. Segnamelo sulla mappa. Questo è un po' più complicato, forse. Però c'è un fiume, dovrebbe essere un fiume quello. Quindi dovrebbe stare da quest'altro lato. E la strada è questa qui. Sì, c'è anche questo. Quindi dovrebbe essere più o meno in questa zona, in linea teorica. Vabbè, ci rispostiamo qui allora. Occhio. Oppela. Allora, arrivare qua è stato un inferno. Siamo qui in zona, perché la strada è stata un po' particolare. Bisogna prendere quella giusta e fare un giro abbastanza lungo, perché vedete sono su due piani diversi, quindi non è che ci possiamo buttare. Non ho trovato scorciatoie, quindi sono dovuto fare tutta questa strada. Siamo arrivati anche in golf, perché tra l'altro, a parte prendere questo pezzo, volevo andare nell'officina qui vicino per vedere se aveva dei nuovi cambi. La 240Z. Torna al garage per convertire il tuo primo catorcio. Ok, ok. Prima di tutto però, come detto, mi volevo trasferire qua, che poi magari usiamo il viaggio rapido e buonanotte, dai. Perché secondo me ha più pezzi di questa. Però, vediamo un pochino. Andiamo al garage. Tanto comunque il viaggio rapido anche adesso era da utilizzare, perché arrivare all'officina su strada era improponibile. Che dia un'occhiata. Ok, puoi convertire il tuo primo catorcio. Vai, converti. Che tipo di assetto vuoi per questa? Ah, tipo di versione, vediamo un po'. La versione da corsa ti offre velocità e maneggevolezza per sfrecciare sull'asfalto. Oppure la versione da derapata, non avrai problemi a lanciare il retrotreno oltre le curve. Anche questa ci potrebbe stare. La versione da accelerazione predilige la pura potenza in linea retta. Dimmi. La versione da fuga è ideale per gli ambienti urbani. Avrai maneggevolezza e un telaio molto resistente. Tante cose. Essendo da fuori strada, ti darà l'aderenza e l'ammortizzazione necessarie per sopravvivere ai salti più violenti. Allora, questo ce l'abbiamo con la Subaru. Quella da corsa abbiamo la Golf. Queste qua non so se ci servono al momento, quindi direi di andare con quella da derapata. Che dite? Ma sì, facciamo assetto da derapata. Vuoi usare la tua nuova auto? Magari giusto per darci un'occhiatina, perché poi dobbiamo fare altre gare in realtà. La 240Z, nota anche come Fair Lady, è sempre splendida. Inoltre, il suo motore serie L può ancora dire la sua. Aggiorno livello 300 per sbloccare i capolavori. Questa versione offrono le opzioni più estreme di personalizzazione estetica. Ok. Sono più modificabili, quindi, a quanto pare. Vabbè, per queste qui dobbiamo acquistare dei pezzi, perché al momento non abbiamo un granché da metterci. Esteticamente anche c'è da fare un po' di lavori, però non abbiamo, come detto, sbloccato ancora molto, se non solo ed esclusivamente le minigonne, che possiamo metterci solo queste. Ma come detto, questa è da derapata, quindi ci lavoreremo, ragazzi, ci lavoreremo pian piano. Adesso prendiamoci la nostra Golf e andiamo a fare le altre gare, perché ci sta, anzi magari qualche modifica ci potrebbe anche stare con questa, perché al momento è poco sportiveggiante. Allora, eccoci arrivati all'officina. Vediamo un pochino. Allora, prima cosa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo questo qui di questa marca per il salto. Allora, andiamo con questo scarico. Vai. Non c'è tantissimo in realtà, eh. Direi proprio di no. Quindi andiamo con la testata. E buonanotte. Qua è montato tutto? Yes. Va bene, possiamo andare allora alle nostre gare su strada, che sono qui, vai. Ok, eccoci arrivati. Con questa però dobbiamo stare attenti a non andare fuori pista, perché altrimenti facciamo una brutta fine. Dimostri il tuo guadagni rispetto. Vai. Ma non ho capito, c'hanno tutti la stessa macchina che scegliamo noi. Guarda questi bulli. A 160 all'ora. Da ogni scelta dipende la vita o la morte. Io sono la Katrina. E questi
Questi sono i Calaveras. Ok, va bene, sfidiamo anche questi, sfidiamo anche questi. Non abbiamo paura di nessuno, la nostra golfina qui. Sei tu il gringo che vuole correre la nostra gara? Guardala che correre prepotenza la golf. Stravincere. Sono Tyler Morgan. Morgan, eh? Mai sentito. Mi sentirai, mi sentirai. Farò molto di più. Resta in prima posizione a meno 30 secondi. Accetto, accetto alla grande. Ora adesso lei. Non ci riusciremo mai. Adesso parliamo con la morte. Allora mi raccomando, rimaniamo in pista. Guardala che sfigata il camioncino. Vai, vai, vai. Subito di cattiveria e prepotenza. Aspetta, cazzo. Noi al momento abbiamo modificato già un pochino la macchina e va bene, poi per le prossime gare sarà un po' più complicato, direi, ma per il momento, stando attenti a dove andiamo. Vai, vai. Occhio che questi comunque sono agguerriti. Se riusciamo a vincere anche queste scommesse non è male, eh. Sono buoni soldi che si aggiungono a quelli dell'eventuale vittoria. Bene così. Piano. Diavolo. Lascia fare che sento il rombare dei motori. Piano. Cazzo. Ecco, la direzionalità è un po' da rivedere. Non propriamente al massimo. Ma vai. Un po' di nos. Dai, siamo quasi arrivati. Che prepotenza questo golfino. È un golfino, sì. Vai, vai. Così. Oppela. Grande così. Non male, Guero. Questa è la prima, poi, come detto, prossime ci sarà da sudare un po' di più, ma va bene. Importante che accumuliamo anche un po' di moneta. Se ci sblocca anche qualcosa di utile con le carte. Vai così. Ottimo, ottimo. Monta, monta, sì. Missione riuscita. Anche queste sono ben 5. Andiamo alla prossima dove ce la sblocca. Così aspetta, magari ci spostiamo Morgan direttamente in zona. Adesso mi ricordo. Ti avevano messo fuori gioco mesi fa. Ora è diverso. Perché ora com'è, Guey? Prima batto i tuoi piloti e poi te. Lo aspetta, scelto, che devo togliere questo qua. Con me non puoi farcela. Beh, questo lo vedremo. Allora, la prossima è qui sotto. Vai, spostiamoci con questa golf. Aspetta che gira il benzinaio qua. Olè. Vabbè, ci vediamo appena arrivati, va. Eccoci. Pronti. Trasferimenti con queste auto sono una tragedia, però, perché se va un po' fuori pista. Sì, fuori pista, fuori strada finisce. Vabbè, ci proviamo. Rallenti tantissimo. L'altra volta è stato facile. Orale. Vai che ci si prova, vai che ci si prova. Adesso è subito di partenza aggressiva. Togliamoceli dai maroni. Occhio, scusi, scusi. La triste, mi spiace. Guardala la prepotenza di queste auto. Scusi, insinuo. Poi inizieremo a modificarle anche noi esteticamente. Al momento ancora non possiamo fare più di tanto, quindi ci dobbiamo accontentare di queste versioni un po' barbone, ma pian piano, occhio, ci lavoriamo, ci lavoriamo. Appena ci sblocca le altre cose. Mangiate la polvere. Vai, vai. Perché dobbiamo provare anche a vincere la scommessa, che oppela, ce lo tiene in live tempo, quindi
Anche se la vedo un po' difficile. Questo dove cazzo è uscito? Magari era la polis. Sì, ok. Le cose si complicano. Cazzo. Oppela, bella cacata. In pieno ho preso, vaffanculo. Vabbè, mi sa che la scommessa ce la siamo giocata. E anche il primo posto. Quindi significa che... non stiamo messi bene con il tempo appunto della scommessa. Però che cazzo, eh. Vai, fa così. Insinuati ormai manca poco, un po' di più, manca poco però. Ho fatto una cagata immane. Ah no, forse ce la facciamo uguale nonostante lo schianto. Ah vabbè, meglio così. Ho vinto di nuovo la Katrina. Ottimo, ottimo. Questi sono extra, poi ci dia quelli che ci spettano di diritto, 7000, olè. Una carta prepotente, dai. Già ce l'avevamo, mi sa. Però dovrebbe essere meglio di quella che abbiamo adesso. Ok, avanti alla prossima. Che ce l'ha piazzata, così intanto ci avviciniamo. Ah, direttamente qui. Ammollito. Questo fuoco è una piacevole sorpresa. Ah, aspetta però, ma che qua... Chiedilo a Navarro. Pochi sono riusciti a darle sui nervi quanto hai fatto tu. Cosa ne hai fatto, mio? Navarro vuole truccare le corse a Fortune Valley. Io gliene ho struccata una. Vediamo, perché così adesso potrebbe bastare per la prossima, no? Quindi solo questo centralina che... massiva, eh. Ok, ok, dai. Possiamo andare alla gara. Eccoci arrivati. Grande così, con stile naturalmente. Vai. Derapa per un chilometro. Oddio, accettiamo, ma non ne sono convinto. Morgan crede di essere tornato nel giro, ragazzi. Che ne dite di seppellire per un chilometro? Mi sembra tanto. Liberi di provarci. Comunque, ragazzi, magari questo video ve lo starò tagliuzzando un po' di più per gli spostamenti, perché siamo andati in cerca del catorcio. Non vi preoccupate, poi i prossimi saranno oppela normali, nel senso che magari anche qualche spostamento ce lo vediamo. Però mi devi dare una strada che sia derapabile, perché se mi metti dritto per dritto, che cazzo derapo io? Cioè, posso provare un pochino. Aspetta. Quasi ci sta, ma no, abbiamo derapato decentemente in salita, non ce la fa più di tanto, dobbiamo usare un po' di... un po' di nosse, perché sennò sono in difficoltà con sto macinino. Ecco, già in discesa forse. Pelle acciaio, baby. Va troppo lenta. Cazzo va, Gianni. Siamo andati un po' lunghi là, eh. Volevo prenderla più larga la curva, non l'abbiamo presa proprio. Vabbè, manca poco per la derapata, quindi oppela. A posto. Prendiamo il comando. Scusi, Guarda qua di finezza. Dov'è? Giustamente ci doveva mettere in una pista un po' più... occhio agli alberi. Anche se dobbiamo ancora migliorarla come si deve sta golf, Oppela. Ancora qualche spigolo di troppo come guidabilità. Oppela.
partito un pezzo. Soffiatemi il primo posto se ce la fate. C'era il nostro o meno. Non punta molto alla derapata come auto. Poi noi facciamo derapare uguale, più o meno. Ci si prova. Bella. Attenzione qua, attenzione qua. Con 500 metri. Grande così, grande così. Ok. Sì, ce l'ho fatta. Sganciate la grana, sganciate la grana. Davanti speed car. Altra cosa prepotente è stata questa, abbastanza capacità nitro, potenza nitro. Un po' meno, però in generale è più performante, quindi direi di andarla a montare, dai. Cioè, meglio se va più veloce normalmente che solo quando abbiamo il nitro. La prossima segnamela direttamente qua, che... Quindi, hai vinto ancora. Ma posso scendere così, tipo? No, Penso di no, ok. Ci abbiamo provato. Dobbiamo fare il giro dall'altro lato? Dai. Ok, siamo arrivati. Tra l'altro questa zona è molto ma molto figa. Questa zona di Boscaglia. Comunque, siamo pronti per la prossima gara. Vediamo qual è la scommessa. Resta in prima posizione 60 secondi. Ma dai, proviamoci, vai. Fine dei giochi, Morgan. Adesso perderai. Coraggio. State calmi, state calmi. Wow, che adrenalina. Allora, dobbiamo rimanere in testa per un minuto, quindi non facciamo cappellate. Scusi. Ecco, già ce ne siamo andati all'aceto. Catroia. È stato un problema tecnico-tattico nel curvone. Ogni tanto ce ne andiamo all'aceto. Come detto, bella questa zona, però anche un pochino pericolosa. Che te ne pare? Recuperiamo subito il primo, che un minuto in testa non è poco. Quindi occhio agli alberi. Piano, piano, piano. Vabbè, ma tu nonna in carriola. Questo però non era previsto. No, vabbè, non ce la faccio un minuto, sti cazzi. Basta che arriviamo prima, allora. Ma sta succedendo un macello per ste strade. Io cerco di andare in modo alternativo, ma... è un po' problematica qui la cosa. Vai, vai! Scusa. Ecco, fatto sta ceppa. Non mi tamponi, buon uomo. Noi siamo stati gentili. L'abbiamo solo speronata un po' in amicizia. Però, in amicizia. Oppela, oppela. Attenzione. Porca puttana. Questo figlio di troia. Dammi il comando. Tradotto, togliti dai coglioni. Vai, vai, damose, damose. Io. Forza ancora un po', ormai ci sono quasi. Però ci siamo giocati quello là perché il bonus. Vabbè, che dobbiamo fare? Non che non rallentiamo, ma poi rischiamo di perderci pure la prima posizione, quindi sti cazzi. No, ma non ce la facciamo, 20 secondi e passa. Va bene, dai, abbiamo perso la scommessa, ma meglio perdere $700 che la gara in generale, questo... Calcolando che ne guadagniamo un bel po' quando la vinciamo, conviene... farle sempre ste scommesse, poi ci può stare, una volta ci va bene e qualche volta no. Bye.
Cambio mi sa che c'avevamo quello migliore, no? Questo forse meglio inviarlo al garage, che magari lo montiamo su qualche altra auto. C'è rimasta la sfida al boss del gruppetto, che si trova lì sopra. Ah, è qua sul problema, però. Facciamo così. Mostrami il tuo cuoco e io in cambio ti offrirò un bel cadavere. Intendi un catorcio? Dove sta? Battimi e lo scoprirà. Eccoci. Là. Ok. Vediamo, vediamo un pochino. Scommetto che finisce metto il trocent. Ma sì, ci proviamo. Scommetti, scommetti. Che ce frega. Ci giochiamo tutto. Questa ci svernicia male, secondo me. Pronto, però vabbè. Con la morte, Morgan? Stai calma. Non ti avrò leggera con te. Bene, nemmeno io. Fagli sentire il golfino, vai. Ora ne cuero. Il golfino sulle spalle. Spinga, non spinga. Allora, aspetta che qua la strada mi sa che è abbastanza complicata. Devo derapare come se non ci fosse un domani. Bella. Guarda un po', sono già davanti. Vediamo quanto ci resti. Non porti sfiga, per favore, che già ci pensiamo da soli. Ecco, appunto. Sì, diciamo che in alcune situazioni questa Golf non gira proprio benissimo. Quindi qua andiamo più di freno a mano, che magari ci incurva di più l'auto. Vabbè, poi pian piano il nostro parco auto aumenterà. Perché sei tornato, amico? Vendetta. Ah, ecco da dove arriva quel fuoco. E là. Poi ci andremo a cercare anche queste nuove auto, questi catorci. E poi non so se, non credo lo faremo in ogni episodio perché porta via parecchio tempo, nel senso. Da voi un giorno o l'altro. Sono topi di città, non hanno interessi. Ci lasceranno stare. Navarro non si fermerà alla città, la conosco. Nel senso che in realtà già non so questo video quanto sia durato. Un po', come detto, ve l'ho tagliato un po' di più per riuscire a compattarlo abbastanza, anche se tutto sommato non so quanto sia uscito il lungo. Perché questa ossessione per la morte? È solo per divertirsi un po'. I miei hanno un'impresa funebre. Ah, bene. Beh, potrebbe pimpare un carro da morto, no? Magari dalla sua prepotenza. Bella. Vai, vai. Addirittura. No, non ce la facciamo in 180. Guarda là, 30 secondi mancano, ma ci mancano 2 km, quindi direi che era un po' improponibile quella scommessa a questo punto, perché non è che abbiamo fatto tutti sti grandi errori. Si poteva fare di meglio, però. Non era andata neanche così male. Vabbè, ci siamo giocati un'altra scommessa, puttana era. Di poco, però, di poco. Maledizione. Altri $700 bruciati, cazzo. Il ballo è tuo. Vabbè, niente scommesso. Guarda là. E questo è quanto, però arrivano altri soldi. Quindi tutto sommato vai con questa, vai. Velocità, monoblocco. Velocità, tempo in volo, atterraggio che non ce ne frega più di tanto, va bene. Ok, anche la Katrina Danza Macabra è fatta, nuova auto sbloccata al rivenditore. Ok. E noi abbiamo la versione più vintage, diciamo così.
Ma questi così tamarrosi non da fuori strada non è che mi garbano più di tanto. Allora, indizio catorcio, ma ci dici anche che catorcio è? Qualcosa in effetti è cambiato. Già, proprio così. Goditi la Mustang, Morgan. Addirittura? Ci vediamo. Vabbè, la Mustang è la Mustang, signori. Una dritta su una vecchia Mustang. Ma davvero? Per averla ho dovuto danzare con la morte. Che? Ah, i Calaveras. Se la trovi, portala al garage. No, vabbè. La Mustang va recuperata assolutamente un po'. Tyler, vabbè, vediamo come esce. Le passioni nel deserto. Vedi come va tutto bene quando fai due venire. Grazie. Senti, ho qualcosa per la tua banda. Diciamo che è un regalo di Natale in anticipo. Cos'è? Ci sarebbe l'opportunità di colpire la lotta. Vediamoci, ti invio le informazioni. Ok, io devo solo capire qua i catorci. Questo l'abbiamo fatto. Puoi andare indietro con i catorci. Scusa, come cazzo. Blocco. Ok, questo è fatto. Quindi come faccio a vedere gli altri? Lo scopriremo. Lo scopriremo? Onestamente. Allora, qua cosa c'è? Colpo in autostrada. Scommettiamo. Vabbè, prova a tempo. Vabbè, dovrò vedere un attimino sta cosa che se... ok, scusate, ero un pirla. Non avevo visto, guardate come sta in trasparenza, scusate, questa è una bastardata. Quindi 14 in totale sono 5, così pochi. Vabbè, comunque, assolutamente la Ford Mustang la andremo a recuperare perché ci sta e la faremo... Non lo so, ditemelo anche voi cosa mi piacerebbe vedere la Mustang... modificata. La nostra base adesso si è spostata da qualche altra parte, penso. Penso proprio di sì. Comunque dai ragazzi, direi di salutarci qui con questo episodio. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, sul secondo canale, su Twitch per le live. Non è vero, non si è spostato, semplicemente ho lasciato altri luoghi. Vabbè, lasciate fare, un po' di rincoglionimento. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.